Ogni volta che una donna si spoglia, è come se iniziasse uno spettacolo. Ma ci sono donne che hanno fatto di questo un'arte, che parla direttamente ai nostri sensi con il linguaggio della seduzione. Alcune di loro baciate dalla fortuna, altre eclissate nel sottobosco dello spettacolo. Queste sono le loro storie. Questa è Liberty Belle. Liberty Belle, all'anagrafe Elizabeth Anderson, nasce il 7 maggio 1931 a Marysville, una piccola cittadina della California del Nord. Terra di conquista per pionieri e cercatori d'oro, Marysville sorge tra lo Yuba e il Feeder, due fiumi che con il loro corso hanno tracciato fortune e disgrazie della cittadina. Betty nasce al numero 38 di Orange Street, nella casa che era stata dei suoi nonni materni. Alan e Martha Anderson si sono sposati due anni prima, dopo quattro anni di college e numerose ripetizioni di letteratura americana che Martha impartiva ad Alan. Il padre di Betty è un pilota che vola su aerei da trasporto. Il suo lavoro lo porta in luoghi lontani e spesso manda delle cartoline per la collezione di Martha. La madre di Betty è un'insegnante che ha perso il lavoro a causa della grande crisi del 29, che ha costretto ad un'ingente riduzione dei dipendenti pubblici. La passione per la musica le permette di contribuire all'economia familiare dando lezioni di pianoforte ai pochi privilegiati. Attiva anche in campo sociale, è membro di un comitato che organizza spettacoli e feste di beneficenza. Betty nasce nove mesi dopo un viaggio a Porto Rico, l'unico fatto insieme da Alan e Martha. You and you and you and you, you've got a president now. He gave the land a new deal. You hold the cards, now you deal. You and you and you and you put shoulders to the plow. He gave us what we asked for, now pay him back somehow. Stiff the old name of Roosevelt makes the old heart throb. You take this message straight from the president and give a man a job. Mentre l'America risolleva le sue sorti attraverso l'energica azione politica di Franklin Delano Roosevelt, Betty cresce in un'atmosfera familiare serena. Educata dalla madre e rapita dalle storie che il padre le racconta al ritorno da ogni suo viaggio, Betty diventa una ragazzina curiosa, vivace. Liberty Belle ha il fascino intrigante della ragazza della porta accanto. Semplice, di bella presenza, da lei ci si aspetterebbe un timido saluto incrociandola nell'androne. Ma a vederla esibirsi al Butterfly Inn, si sarebbe rimasti sorpresi dalla sua naturale sensualità e dalla giocosa malizia dei suoi striptease. Popola's mambo, mamma's mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it now. Yes, try it. Just this one. Take a puff on mine. See what I mean? No. He goes fast. She goes slow. He goes left. She goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Queste ed altre regole di comportamento guidano lo stile di vita delle ragazze americane di quegli anni. We'll be home before 11, Mother. Goodbye. Goodbye. Wally and Carolyn are saved the embarrassment of the arguments about coming in at night. Applicare i codici morali appropriati all'etichetta sociale dell'epoca non era sempre una scelta consapevole. Is anybody else hungry? La convenzione sociale reclamava il diritto di indicare la strada giusta per essere delle brave ragazze.
1941 Betty ha 10 anni. Qui la vediamo in un documento amatoriale, in quella che dovrebbe essere stata la sua prima esperienza davanti a un pubblico.